Fabiana Attig, ieri durante il Consiglio Comunale è stata la fautrice di un emendamento all'interno dell'atto di indirizzo votato alla fine dall'amministrazione comunale per riportare all'interno di questo atto i lavoratori come protagonisti essenziali e soprattutto come parte da difendere. Ma mi sembrava un atto doveroso nei confronti dei lavoratori e soprattutto anche delle organizzazioni sindacali, perché nella proposta che l'amministrazione comunale in questo atto di indirizzo si parlava soltanto di incorporazione per fusione di HCS e IC, nuova costituzione di una nuova società e le new co. Del personale non se ne parlava minimamente, per cui ho chiesto ai gruppi consigliari che questa cosa non era fattibile, perché i lavoratori dovevano essere messi al punto centrale dell'amministrazione comunale, dei pensieri dell'amministrazione comunale, e quindi attraverso la ricontrattazione con le organizzazioni sindacali ridiscutere praticamente tutte le assunzioni, ma di tutti i lavoratori, contratto per contratto. Il 24 in Regione Lazio per parlare ancora di HCS, ma questa volta con un tavolo istituzionale sopra al Comune, motivo per cui si sta decidendo proprio in questo momento di spostare lo sciopero dal 22 aprile al 6 maggio, una cosa che inizialmente sembra non aver entusiasmato troppo i dipendenti. No, ma alla fine i lavoratori hanno compreso e l'assemblea ci ha detto questo, si è capito come è opportuno andare a verificare una volontà della Regione di aprire un tavolo istituzionale importante legato al risanamento, all'organizzazione dei servizi pubblici locali di Civitavecchia. Noi abbiamo preso atto della delibera approvata ieri in Consiglio Comunale. Condividiamo la prima parte, quella della fusione per incorporazione di HCS, che consente probabilmente, anzi quasi sicuramente consentirà di avere un giudizio favorevole da parte del giudice fallimentare e quindi consentirà di evitare il fallimento coatto della holding. Non siamo d'accordo su quel che segue, sulla volontà che ancora ci si ostina a tenere in campo, quello della vendita dei servizi locali, e su questo andremo a ragionare in Regione, e lo andremo a fare con ottimismo, perché sappiamo bene che nel programma elettorale dello stesso Presidente Zingaretti i servizi pubblici sono considerati tali, e quindi crediamo di avere ottenuto quello che chiediamo dall'inizio. Semmai ci interroghiamo su un punto: non capiamo l'ostinazione per la quale il sindaco di Dei ha da sempre ritenuto il passaggio in Regione assolutamente una cosa residuale, inutile se non perfino dannosa. Dovrebbe essere stato il primo, come sindaco di una città in una condizione di grande difficoltà, di crisi legata ad un buco enorme, buco economico enorme sulle municipalizzate, dovrebbe essere stato il primo a sollecitare questo incontro esattamente a quel livello, perché ci sono cose che un comune da solo può fare e altre cose rispetto alle quali deve essere aiutato a farle.